in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un caro saluto agli amici di Radio Più. Il legame tra uomo e tecnologia è molto antico, pensiamo alla prima, alla seconda rivoluzione industriale e quindi a questa introduzione prepotente della tecnica, della tecnologia nella vita dell'uomo. Molti hanno accusato la tecnologia di annullare l'uomo, di ingabbiarlo, di alienarlo, tant'è che alcuni parlano addirittura di uomo come cyborg, quindi di un uomo totalmente ricostruito dalla tecnologia, una sorta di post-uomo, appunto si parla di post-umanesimo, ma non è esattamente così. L'uomo rimane uomo, ovvero proietta nella tecnologia, nei mezzi di comunicazione di massa, quello che è, proietta i suoi desideri, le sue gioie, la sua bellezza, il suo essere giusto, ma può anche proiettare le sue derive, le sue ricadute negative, le sue ambiguità. Quindi la palla passa all'uomo. Pensiamo ai media digitali, pensiamo alle tecnologie digitali e a derive dell'umano come la pedopornografia oppure come il cyberbullismo. Sono certamente fenomeni che il web amplifica, in quanto il web è enorme e disponibile, in quanto il web a volte si struttura sull'anonimato, ma rimangono essenzialmente delle istanze, delle prerogative umane. Quindi il rapporto tra uomo e tecnologia può essere inquadrato soltanto attraverso l'educazione. Più l'uomo sarà educato anche offline nella vita materiale, più lo sarà anche nella vita online, nella vita digitale.